Varata Remarkable, la nuova nave della Rosetti Marino prodotta per la Fratelli D'Amato Armatori. Una sinergia che si solidifica nel tempo e che vedrà l'azienda Ravennate produrre per la società napoletana altre due nuove imbarcazioni da consegnare nel 2013. Completeremo questo primo programma entro il 2013, ma tenuto conto degli ottimi risultati che stiamo avendo sul mercato dei grandi supply, ritengo che questa è solo una prima serie di navi e alla quale sicuramente ne seguiranno delle altre. Questa nave è la settima che stiamo consegnando all'armatore, è una platform supply vessel del tipo Ulstein 755 XL. XL perché rispetto al progetto originale che citava solo la L, perché abbiamo allungato di 5 metri la parte centrale, quindi aumentando il carico. Oggi riesce a trasportare circa 3.000 tonnellate di carico, ha una potenza di 5.580 kW, quindi quasi 7.600 cavalli da vapore, che aziona la propulsione due eliche a pale variabili, e inoltre dotate di due eliche trasversali, si vede la simbologia a scafo, due a poppa e due a prora, che gli consentono di reggere le sollecitazioni provenienti dalle richieste del Dynamic Position. Il Dynamic Position è un sistema satellitare che consente alla nave di rimanere ferma sotto la piattaforma senza ancoraggio, quindi anche con condizioni meteo cattive le riesce a trasferire materiali dai serbatoi all'interno della barca, la piattaforma e viceversa. All'interno della barca ci sono 6 serbatoi che possono contenere cemento, barite, bentonite e altri 12 serbatoi che possono contenere fanghi di estrazione oppure gasolio, brain. Quindi una nave che per la piattaforma è vitale. Sull'ampia coperta trasportano sia tubi che container. Una sinergia fra la Rosetti Marino e la Fratelli D'Amato che continua nel tempo. Abbiamo avuto oggi la notizia di altre due imbarcazioni per il 2013. Sì, questa sinergia, perché io sono convinto che quando si lavora in serietà, in collaborazione e soprattutto quando si è aperti alle richieste dell'armatore, che è un operatore altamente specializzato, gli operatori della Gulf Offshore lavorano è una società mondiale, fa parte della Gulf Market, che ha 3 società operative, uno a Houston, un'altra ad Aberdeen, proprio la Gulf Offshore North Sea, e un'altra a Singapore. Sono società estremamente specializzate, quindi se noi siamo cresciuti è perché abbiamo la flessibilità di accogliere tutti i loro suggerimenti, perché sono persone che proprio vivono queste barche in condizioni meteo che noi in Mediterraneo non le vediamo mai. E ritengo che la qualità migliore si ha quando il cliente torna. Noi siamo molto contenti di meritarci la fiducia del Cavaliere D'Amato, del gruppo D'Amato, perché veramente ci ha fatto, come dire, spiccare, ci ha fatto raggiungere un livello di conoscenze internazionali in questo tipo di barche. Prima di affidare la prima commessa a Rosetti Marino, ovviamente abbiamo fatto delle ricerche in tutto il mondo per cercare di individuare il cantiere più affidabile e che avesse dato, diciamo, nel tempo un prodotto di sicuro affidamento. E a questo punto è venuto fuori Rosetti Marino, e devo dire la verità, anche se le navi, come è normale, insomma, costruite in Europa costano un po' in più, danno sicuramente una garanzia di affidabilità superiore a qualsiasi altro cantiere nel mondo. In nome di Dio Italia! Federico Lega per Ravenna Web TV.